Questa mattina è stato riaperto il mercato settimanale a Sava per la vendita dei generi alimentari. Ne parliamo con il sindaco, avvocato Dario Iaia, che abbiamo in collegamento. Allora, sindaco, questa mattina avete aperto il mercato settimanale. Innanzitutto, com'è andata? È andata molto bene, devo dire, molto meglio di quello che noi ci aspettassimo. È preciso, il mercato settimanale è soltanto per quanto riguarda i generi alimentari, non per tutto il resto. Cioè, ci siamo attenuti a quanto previsto dall'ultimo decreto del Presidente Conte, che consente appunto l'apertura dei mercati settimanali, però soltanto per i generi alimentari. Il comune di Sava è stato uno dei primissimi comuni che ha fatto questa scelta. Dettata da cosa, sindaco? Abbiamo voluto, assieme all'amministrazione, in particolare all'assessore al commercio Milena Bici, che ha lavorato su questa organizzazione, di aprire il mercato per una serie di ragioni. La prima ragione è quella di venire incontro a quelle fasce più in difficoltà della popolazione che avevano difficoltà a fare la spesa a causa, del fatto che i prezzi in diverse attività commerciali sono purtroppo aumentati. Ecco, su questo bisognerà fare tutto un altro ragionamento e una verifica per capire se questo aumento dei prezzi dipende dai grossisti oppure se sono delle scelte fatte a livello di dettaglio. Comunque abbiamo voluto dare la possibilità alla gente, a chi è più in difficoltà, di fare la spesa per tutta la settimana a buon prezzo. Primo aspetto. Secondo aspetto, dobbiamo comunque piano piano cominciare a riaprire e quindi laddove questo si può fare, mantenendo chiaramente il distanziamento sociale con tutte le misure di sicurezza, quindi mascherina, guanti, eccetera, a mio parere si può fare. Quindi contingentando gli ingressi, realizzando sostanzialmente un supermercato all'aperto, questo è stato il mercato di Sava stamattina, è una cosa che si può fare. Chiaramente è molto più semplice chiudere che non aprire, cioè aprire vuol dire assumersi delle responsabilità, però credo insomma che questa prima iniziativa sia stata apprezzata sia dagli operatori commerciali, quindi dagli ambulanti che stanno soffrendo tanto in questo periodo, sia dagli stessi cittadini. Ecco, è sicuramente comunque impegnativo, voi vi siete avvalsi della collaborazione, oltre che naturalmente dell'attività della Polizia Municipale, anche di altre associazioni che hanno collaborato a mantenere, no, diciamo, le distanze e tutte le prescrizioni. Sì, assolutamente. Senza la protezione civile, alcune associazioni che ci hanno aiutato questa mattina non sarebbe stato possibile. In particolare io devo ringraziare veramente di cuore i ragazzi di Controcorrente e dell'Accademia Volo dell'Imperiale perché hanno fatto un lavoro eccezionale. Sono stati agli ingressi e all'uscita dell'area mercatale perché abbiamo perimetrato tutta l'area, consentito l'ingresso all'interno dell'area a 50 persone per volta. Potevano esserci più di 50 persone e quindi avevamo bisogno, oltre che della polizia locale sempre presente e dei carabinieri che hanno vigilato, c'è stata anche la presenza della polizia di Stato, anche di volontari della protezione civile, in particolare loro erano addetti all'ingresso e all'uscita da quest'area perimetrata e devo dire che hanno fatto un grande lavoro, erano dotati di radio, quindi veramente grande entusiasmo e professionalità. Ecco, le associazioni, il volontariato, questo periodo di pandemia, quindi di grande emergenza, veramente hanno dato grande dimostrazione di supporto, immagino in tutta Italia, ma in particolare parlo della mia comunità, così come un grande lavoro è stato fatto dagli Angeli di Quartiere, dalla SOS e da altre associazioni. Quindi veramente grazie a questi ragazzi. Ecco, per il resto, sindaco, insomma, l'emergenza come sta andando al comune di Sava? Sappiamo, insomma, che i numeri, fortunatamente, come anche un po' tutta la nostra provincia, sono contenuti. I numeri sono contenuti in tutta la provincia e quindi di questo siamo molto contenti. A Sava siamo fermi a 4 contagiati. Fortunatamente questi nostri 4 concittadini stanno bene, sono in quarantena già da diverse settimane e quindi la situazione, almeno al momento e facendo i debiti scongiuri, è abbastanza sotto controllo. Chiaramente dovremo continuare con rimanere in casa, con il distanziamento sociale, con l'uso delle mascherine e dei guanti, però
Ma credo che sarà questa una consuetudine ed un obbligo che dovremo adottare anche nelle prossime settimane, se non nei prossimi mesi. Ecco, in effetti si tratta di convivere almeno queste settimane, prime settimane, nella speranza possa essere individuata una cura e un vaccino. La ringrazio, Sindaco, buon lavoro, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, un Arrivederci. saluto.